Amici bellini, scusate il ritardo, mi sono preso un paio di giorni di vacanza. Insomma, ho dovuto suonare per fortuna e poi, insomma, alcune organizzazioni, ma vi lancio un filmato. Sì, è arrivata. Vedete l'unboxing? Vedete l'amico, il grande Tony Eboli, e vedete l'unboxing immediato. Ragazzi, è bella roba, io poi faccio l'acqua è fresca, diceva così. Ed eccola lì, è bellissima, io ritengo sia bellissima. E ovviamente la vedete addirittura addosso. Ho fatto una scelta stilistica diversa. Comunque la trovate sul mio sito fluido.net. Trovate una con la scritta fluido.net qua e con la Coppa Italia. Se non vi piace quella, scrivetemi in privato e ve la faccio proprio a mano, a volo. Ma al di là di questo, dobbiamo fare un movimento di mercato. Ah, per quanto riguarda la maglietta, alla fine del video c'è la giveaway, eh? Ah, novità assoluta, perché su questo canale non ci si ferma, anzi si cresce, si punta alla crescita. Ma situazioni di calciomercato, perché purtroppo, purtroppissimo, maledette nazionali, Zaniolo si fa male di nuovo, è gravissimo, e quindi questo potrebbe, oltre al dispiacere per il ragazzo, perché noi sappiamo cosa significa avere giocatori che si rompono il crociato e poi gli si rompe un'altra volta, devi considerare finita, finito il calciatore, può essere che non si riprenderà più, non glielo auguriamo, ma comunque è probabile che la Roma voglia trattenere. Io vedo notizie, vedo ipotesi. Allora la questione Under potrebbe poi saltare, perché la Roma deve trattenere un giocatore. Allora loro fanno dei, c'era un sondaggio su calciomercato.it, loro fanno il primo nome che è gradito probabilmente ai tifosi, è Bernardeschi come sostituzione, però non so se poi a livello di ruolo, se Bernardeschi può fare il trequartista, può fare alla Zaniolo quello che Fonseca aveva in testa da far fare a Zaniolo. Quindi qualcuno poi dopo dice magari uno svincolato, potrebbe essere Cagliacon addirittura, o parlano di Götze in uscita dal Borussia Dortmund, oppure ci sono le conferme di Kluivert e Under, che hanno due ruoli diversi. Qui sono degli esterni che Fonseca non ama. Io credo, ma la butto lì, io credo che questo infortunio potrebbe più complicare l'uscita di Veretout, che prima di tutto ricordiamo che l'agente continua a dire, ha sempre detto, no, al 99% resta alla Roma, l'esta alla Roma. Ma oltretutto Veretout, mamma mia, schiena, io è a vicchiaia, non posso fare un weekend un pochino più di lavoro, che okay. Veretout nella sua duttilità può giocare centrale, dietro o anche un po' più avanti, può fare la mezzala e può fare anche una sorta di trequartismo. Quindi io credo che questo complichi i piani più per Veretout che non per Under. Se il Napoli veramente avesse puntato Under, potrebbe chiuderlo al più presto. Però sono tutte operazioni che partono e si sviluppano solo se, e ripeto solo se, si vende un as, si lascia andare Younes, le fasce, no? Le cosiddette scartine che il Napoli deve togliersi da mezzo prima di poter comprare altri giocatori per un fatto di sovrappiù. Al momento il Napoli fa un altro acquisto, è ufficiale, Petagna, perché Petagna è risultato negativo all'ultimo tampone, raggiunge i compagni e quindi si potrà lavorare su altre idee, non tattiche, perché oramai abbiamo capito si giocherà tra il 3-4-3-3 e il 4-2-3-1 a seconda delle fasi di gioco, a seconda dell'avversario. Però Petagna ti dà come caratteristiche tecniche delle soluzioni diverse, lo puoi far giocare addirittura insieme ad Osimhen, perché potresti, sai, fare la doppia punta, uno più sotto, uno più sopra, che si alternano. Petagna che viene a prendere il pallone, fa salire la squadra e fa niente, cioè, le ambulanze. Quindi idee tattiche possibili. Quindi Petagna, che noi avevamo possibilmente identificato come pedina di scambio, non è più questa cosa qua. Pare che Gattuso ci voglia puntare per avere delle soluzioni diverse, e va bene pure. Poi se la questione del portiere probabilmente è risolta dalle dichiarazioni di Giuntoli, che ha detto il ragazzo sta bene, il ragazzo sta crescendo, deve rimanere con noi, lo vogliamo far crescere con noi, allora probabilmente il Napoli andrà avanti con questa coppia di portieri. Magari si deciderà chiaramente chi fa l'Europa League, chi fa il campionato, starà a Gattuso. Però se Meret non punta i piedi, se Meret non vuole per forza essere venduto, io non credo che voglia andare all'Atalanta. Non credo che questa era l'ultima notizia. Mi sembra
non lo so, mi sembra una diminuzione, anche se l'Atalanta sta in centro, insomma, poi quanto può rimanere lassù? Oddio, non è detto, perché comunque si stanno muovendo bene sul mercato, ma una volta sistemata questa situazione qua, tutto gira intorno a Koulibaly, perché se Koulibaly viene venduto e si parla di Manchester City che vuole arrivare a un accordo economico con De Laurentiis, io poi non sottovaluterei anche il Manchester United, che potrebbe rientrare nella cosa. Qualcuno parlava di Paris Saint-Germain, ma alla fine, se parte lui, il nome nuovo oltre a quello di Acerbi, che se ne è parlato ultimamente, ritorna anche in auge dopo le buone prestazioni in nazionale. Però se vai a vedere il calciomercato dell'Inter, si parla anche per l'Inter, per Acerbi. E allora vuol dire che certi nomi noi crediamo che escano per il Napoli, ma si fanno per tutte le squadre. Perché quando un giocatore è in rottura con la sua società, e allora subito tutti quanti, lo voglio, interessa, c'è la suggestione di mercato. Quindi dobbiamo sempre, ecco, vagliare queste notizie per quelle che sono. Insomma, si parlava addirittura, oltre a Nandez, in ottica Napoli per il centrocampo, sempre che, perché io credo che Demme sia fondamentalmente un vice Allan, poi ne devi, puoi pigliare un centrale che sia vice Demme sotto questo punto di vista. Lo stesso Lobotka può giocare anche in mezzala, quindi io credo che, uscito Allan ufficialmente all'Everton, il vice se stanno cercando un centrale come è Nandez, più centrale che mezzala, allora vuol dire che Gattuso pensa che Demme può fare come Lobotka anche la mezzala. Secondo me non è una cosa sbagliata. Comunque, il nome nuovo per quanto riguarda il Napoli, per quanto riguarda la difesa, è il famosissimo De Nayer, che noi abbiamo visto all'opera nell'ultima Champions League con il Lione, giocatore di 25 anni, belga, quindi buon rapporto con Mertens da non sottovalutare. Tra l'altro, se voi avete notizie, fatemi sapere, che avevo letto c'era un positivo nelle file del belga, del Belgio, e quindi potrebbe rischiare che poi Mertens al ritorno sa da fare quarantena, non lo so. Se sapete più notizie, fatemi sapere voi nei commenti. Lasciate il like, avete lasciato il like? No, non avete lasciato ancora il like? Allora, se non lasciate il like, non so cosa dire, va a finire che faccio meno video. Io già ne faccio di meno perché aspetto notizie, non vi voglio dare video finti e fasulli. Comunque, si è parlato di questo De Nayer, si insiste sulla pista Senesi o Socratis o Socratis o Socratis o Papastatopoulos, e insomma tutte queste cose, sempre se, e risottolineo se, dovesse uscire Koulibaly, perché ancora non è detto. Ripeto che Koulibaly non vuole andarsene a tutti i costi, come un giocatore come Milik, che invece proprio ha smesso di allenarsi, ha smesso di impegnarsi anche nelle partitelle, si vede, insomma, è uno che è in uscita chiaramente. Koulibaly no, quindi Koulibaly potrebbe anche rimanere alla fine della fiera se non arriva l'offerta che De Laurentiis ritiene necessaria. Dopodiché la questione del terzino sinistro si sblocca solo, e dico solo se, quindi tutto il mercato dipende da questi se. Quando parte Goulam, allora si affonderà per Carbonic o forse Matvienko o Mykolenko, tutti questi qua con Lenko, gli ucraini, gente giovane che saranno, purtroppo bisogna ammetterlo, sostituti di Mario Rui, non necessariamente titolari. Anche se Carbonic, data la personalità, potrebbe ritagliarsi uno spazio importante. Io sono abbastanza positivo sul ragazzino, perché a differenza di altri video che ho visto, lui nei video mi è sembrato importante. Giocatore importante. Dopodiché la questione Milik resta sempre in piedi, perché non è chiara la questione Suarez. Mi sembra evidente, la Juve pare abbia fatto un'offerta. Tra l'altro, si ritorna a parlare di Cavani per la Juve. Richiesta di 12, tra i 10 e i 12 milioni, offerta di 6,5. Allora, quelle notizie che sono uscite un po' di tempo fa, quando Cavani ha rifiutato per amore di Napoli, sono tutte stronzate. Quindi ascoltatemi quando vi dico che sono tutte stronzate. Nessuno, o meno pochi, per amore di Napoli rifiuta i contratti milionari della Juventus. Non illudiamoci e non esaltiamo gente che non deve essere esaltata. Sono tutti giocatori che, quando hanno avuto l'offerta, non è che Cavani aiuto Real Madrid a fare carriera, è andato al Paris Saint Germain dove ha preso più soldi. Quindi questo per una chiusura sui giocatori e cosa vuol dire per loro la carriera. Era fatta per il Benfica, Cavani ha sparato altissimo perché vuole almeno 10 milioni di euro all'anno, se glieli dai, glieli dai.
pare che anche commisso e abbia detto sì, pure io vorrei trombare gratis, ma non funziona così. E non lo so se questa è una bufala, non la spaccio come notizia, la metto qua, però visto il personaggio potrebbe anche essere vera. E niente, alla fine queste sono le situazioni più pregne. Kolarov è ufficiale all'Inter, ancora non è ufficiale la questione Vidal. L'Inter che pare voglia vincere quest'anno, ragazzi, per questi tipi di acquisti significa vincere quest'anno, e poi la programmazione si vede quando se ne va Conte. Trattengono Conte per vincere quest'anno e poi 10 penso con tutti questi vecchiarelli in squadra. Sono scelte, magari gli può andare bene, come no, non lo so. E alla fine la Fiorentina, che pare un piccolo accenno sulla Fiorentina, che vuole inserirsi in queste sette sorelle. Anche loro pensano a Milik, hanno pensato a Piontek, addirittura sarebbe da rivitalizzare Piontek. E quindi non si capisce se effettivamente vogliono trattenere Chiesa ancora un anno, Chiesa che è ritornato nell'auge Napoli improvvisamente. Ma ragazzi, queste notizie che escono semplicemente fanno il paio con la partita della nazionale. Si torna in nazionale, si vede di nuovo Chiesa, il Napoli interessato a Chiesa? Non credo. Si vede Acerbia, rottura della Lazio, sa da sempre. Quindi tutte queste notizie, finché non sono ufficiali, finché non si va nel vivo della trattativa vera e propria, lasciano il tempo che trovano, ed ecco perché io non mi trovo a fare video approfonditi nella situazione specifica, perché mi sembra di parlare dell'aria fritta. Da New York, Valerio Fluido è tutto, grazie per aver visto questo video fino alla fine, e adesso c'è l'annuncio, perché ve lo meritate e io voglio arrivare a voi. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.